Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui vediamo un altro gioco in anteprima. Eh sì, perché oggi, grazie alla Wally Games che sponsorizza questo video, ti posso parlare di Castle Up, un piccolo gioco di carte pieno di interazione. Questo gioco sarà in crowdfunding dal 16 aprile 2024, quindi segui il link nella descrizione per andare a vedere la campagna. Adesso vediamo brevemente come funziona, vedendo un pochino le sue regole, dopodiché torniamo qui e ti do le mie prime impressioni. Ma prima ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. In Castle Up, da 2 a 4 giocatori, ci sfidiamo cercando di ottenere le carte migliori per il nostro regno, che ci faranno svolgere azioni, tra cui tirare anche padellate in faccia agli altri, e fare punti vittoria a fine partita. Il gioco dura una serie indefinita di round, all'interno dei quali i giocatori svolgono i propri turni in senso orario. La partita termina nel momento in cui non ci sono più carte nel mazzo. Nel tuo turno, la prima cosa da fare è riattivare tutte le carte. Poi potrai svolgere tutta una serie di azioni, determinata principalmente dalle carte di fronte a te, ma non solo. Infatti, hai sempre un'azione di acquisto e un'azione battaglia gratuite, a prescindere dalle tue carte. Vediamo le azioni. L'azione di acquistare carte è indicata da questa icona e ti permette di fare una di queste quattro cose. Acquistare una carta dal mercato pagandone il costo. Ristrutturare ti permette di acquistare una carta dal mercato e sottrarre risorse dal suo costo in base alla carta nella tua area di gioco che decidi di scartare e rimuovere dal gioco. Questa deve essere attiva, non ruotata, o può essere danneggiata, ma offrirà metà delle sue risorse. Promuovere un edificio ti permette di sostituire una carta di un'era precedente nella tua area di gioco con una carta dal mercato, che deve mostrare il nome della carta che andrai a sostituire. Questo non ti costerà nulla. Comprare carte azione, che ti dà la possibilità di prendere una di queste carte per un turno e sfruttarne gli effetti. Ottenere iniziativa per il prossimo round spendendo risorse in base all'era, ottenere risorse in base all'era, ottenere punti difesa nelle battaglie in base all'era, saccheggiare i cittadini spendendo punti battaglia per ottenere risorse. Il limite di carte che puoi avere è 7. Ogni carta poi ha le sue personali azioni che ti permettono di fare svariate cose come ottenere risorse, acquistare o magari attaccare. Quando vuoi attaccare, scegli un edificio di un avversario e usa quante azioni attacco desideri dalle tue carte ruotandole. Allo stesso modo, quel giocatore può usare carte che gli conferiscono azioni di difesa per ridurre i danni. Se il totale di attacco supera quello della difesa, quel valore è il danno che viene inflitto a quell'edificio. Se questo valore supera la resistenza dell'edificio, questo è danneggiato e viene girato dall'altro lato. Se il danno inflitto è il doppio della sua resistenza, l'edificio viene distrutto e rimosso dal gioco. Un edificio può essere distrutto anche se viene attaccato quando è danneggiato. Con l'azione riparare puoi pagare il costo in oro, se mostrato, di un tuo edificio danneggiato e renderlo di nuovo attivo. Nel tuo turno puoi scambiare 3 risorse dello stesso tipo per ottenere un oro, che è una risorsa jolly. Quando l'ultimo giocatore in ordine di turno ha svolto le sue azioni, il round termina e si scartano le carte rimaste nel mercato. Quando nel mazzo rimane una carta, si gioca un altro round e poi si contano i punti vittoria. Ogni carta vale un certo numero di punti vittoria in base all'era e al loro tipo. Inoltre, avere la maggioranza di un tipo di carte ti fa guadagnare 3 punti vittoria ulteriori. Alcune possono darti anche punti bonus. Chi ha più punti è il vincitore. Ed eccoci qui. Come puoi vedere, si tratta di un gioco abbastanza semplice, con poche regole, perfetto per quelle serate un po' più rilassate o magari per introdurre qualche nuovo giocatore a questo hobby. Hai molte cose che puoi fare all'interno del tuo turno, ma parti all'inizio un pochino lento, dopodiché, passando da un'era all'altra, crescerai facendo un casino di cose. C'è molta interazione, non solo perché chi prima arriva meglio alloggia, ma anche perché ci si può attaccare tra i giocatori. Alle volte nel tuo turno, quando devi acquistare una carta e vorresti prendere quella con quell'effetto super succosissimo, ti conviene magari prendere quella per proteggerti dagli attacchi degli altri. Molto importanti sono anche le maggioranze. Vuoi prestare attenzione alle carte che prendono gli altri giocatori, soprattutto ai semi, perché alla fine della partita chi avrà la maggioranza di quei semi otterrà un certo numero di punti vittoria. Quindi un gioco semplice, divertente, interattivo e abbastanza veloce.
Questo è tutto. Io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e mi raccomando, stai tonnato.